Claudio, mi chiamo Pasquale Capiero. Non è facile ai giorni d'oggi imbattersi in giovani che si dedicano a Dante e alla letteratura italiana, salva qualche rara eccezione. Una di queste è Ninè Ingiulla, biancavillese trapiantato a Brescia, città nella quale ha dedicato la sua intera vita alla musica. Da lì l'artista etneo ha portato in giro per l'Italia i cantautori italiani da De André a Battisti e tanti altri. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata. Ma Ninè Ingiulla non si è accontentato solo della musica. La sua mente vulcanica l'ha condotta ad un inedito esperimento: l'incontro fra il sommo poeta e De André. Circa un anno e mezzo fa, infatti, l'artista ha promosso uno spettacolo intitolato Dante De André, Inferno il Sogno. Originalissimo lo show, che vede spiegazione, recitazione e una canzone specifica di De André per ogni canto della Divina Commedia. Amor che non l'ho amato, amar perdona. Mi prese del costui piacer sì forte. Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte. Già lo scorso anno, insieme all'Associazione Libera, capitanata da Don Ciotti, Ninè Ingiulla ha iniziato una tournée tra le scuole e i teatri. 2016 è stato un anno molto importante, abbiamo portato avanti i nostri, ho portato avanti i miei live con più musicisti diversi, più progetti artistici. Ho stretto collaborazione con ex musicisti del calibro insomma, di Alan Beretta, che ha suonato anche per Paolo Conte, e ho stretto rapporti con Don Ciotti e Libera contro le mafie. E quest'anno, come lo stesso Ninè ha annunciato, il tour teatrale italiano 2017 inizierà dal Teatro di Brescia per scendere data dopo data sino in Sicilia. Nel 2017 inizierà il tour teatrale. Partirà dal Teatro di Botticino per poi andare nelle province, nelle altre province lombarde, e si spera possa avere sfogo anche in Sicilia e nelle altre regioni italiane.